benvenuti in questo nuovo video, sono Dexter. Raga, siamo finalmente con le sfide delle 4 di avventura di Sky. Allora raga, abbiamo tutte queste missioni che vi ho già detto come andarle a completare nel video di ieri. Quindi andate a vedere se non capite qualche missione. Allora, andiamocene sicuramente in questa squadra per cominciare un pochino le sfide. Vediamo intanto quello che riusciamo a fare. Allora, atterra lo squalo e visita l'agenzia nella stessa partita. Questo, secondo me, è fattibile. È fattibile da fare. Colpisci 5 punti deboli consecutivi durante la raccolta armi. Anche questo, ragazzi, è una cavolata inaudita. Questa penso sia la missione più semplice che mi sia mai capitata da quando gioco a Fortnite. E non è che gioco da tanto a Fortnite, per carità, gioco da neanche un anno, cioè gioco da cosa? Da season 10. La season 10 era, sì, praticamente 6 mesi fa, quindi gioco da circa 8 mesi. E in 8 mesi, raga, non mi è mai venuta una missione così semplice. Ve lo posso assicurare, è veramente una cavolata. Vediamo se si può fare già in prepartita anche. No, perché non ci sono gli alberi grandi. Allora, andiamo all'agenzia. Prendiamo l'elicottero. Andiamo allo squalo con l'elicottero, così lo visitiamo nella stessa partita. E poi magari, visto che abbiamo l'elicottero, proviamo a fare anche la missione di volare con un choppa sotto i ponti d'acciaio viola, rossi e blu. I ponti d'acciaio sono questo qua. Questo è quello, no, ma aspetta, questo è quello giallo. Dov'è il mio? No, è vero, in questa squadra non ci sono gli elicotteri. Fail assurdo. No, raga, che fail. Che fail. Che fail. Che fail assurdo, raga, no. Vabbè, raga, quittiamo. Che fail. Dai, raga, sono veramente stupido. Me l'ero completamente dimenticato che non c'erano gli elicotteri di questa squadra. Fail assurdo, perdonatemi. Perdonatemi. Adesso andiamo allo squalo. Che piuttosto che andare all'agenzia, preferisco andare allo squalo, però. Ok, allora andiamo in singolo. Che poi questa settimana la maggior parte delle missioni, secondo me, sono più fattibili in singolo. Quindi, ecco, ovviamente qualche missione è più comoda da fare in risa squadre, però, ovvio. Andiamo allo squalo. Direzione squalo oppure vediamo, dipende. Anche se la città più in culo, io penso che andrò comunque lì. Perché l'agenzia è sempre praticamente una delle prime, essendo che è in centro mappa. E quindi ecco. Poi adesso, ragazzi, sono tutti pazzi perché tutti vogliono andare o allo squalo o all'agenzia, che sono già i posti dove va più gente ultimamente, praticamente. E secondo me l'hanno fatto apposta a mettere quei due punti là perché ci va più gente, quindi è più difficile da prendere l'elicottero. Vanno tutti là per prendere solamente l'elicottero e per completare questa missione, raga. Quindi veramente sono tutti matti. Allora, lo squalo è a 3000 metri di distanza. Non dico nulla. Cerchiamo di arrivare prima di tutti, ovviamente, perché è fondamentale questa cosa, altrimenti l'elicottero lo salutiamo. E tra l'altro so anche dove sono le spade di Sky, penso che sarà una missione che andremo a fare durante il video. Perché è la missione un po' più, diciamo, quella che si capisce di meno. E vi dico già che una spada è a cala corallina, se so parlare, in questo punto qua circa.
Ce n'è una anche su questa piccola montagnola qua. O era questa? No, era questa, mi sa. Vabbè, comunque. 800 metri circa per arrivare alla zona dell'elicottero, penso anche 900. L'elicottero è lì. Dobbiamo assolutamente rubarlo, raga. Per primi. Non me ne frega niente delle armi. Raga, guardate quanta gente c'è. Cioè, è una città lontanissima. E sono tutti qua per fare le sfide. Che poi, raga, io sto facendo. Ho iniziato il video 9 minuti in ritardo. Per finire i compiti, perché essendoci le vacanze di Pasqua non ci hanno dato praticamente nulla. Voglio io l'elicottero. L'ho preso io. L'ho preso io. Oddio, raga. C'era quello che voleva salire con me pur di fare la missione. Io l'avrei lasciato, raga, perché comunque, cioè, poverino, mi fa pena. No, mi che ti pareva che non mi sparassero. Come fa a esserci già anche un altro elicottero vicino a me? Direzione agenzia, raga. Ce l'abbiamo fatta al primo colpo. Povero albero, raga. E poi ovviamente non quittiamo perché dobbiamo fare la missione dei ponti. Cominciamo a scendere. Ovviamente l'elicottero è stato preso, veniva già preso prima, figuriamoci adesso con la missione. Ok, prima missione completata. Andiamo a vedere se l'ha completata. Ok. Andiamo ai punti d'acciaio. Allora, io andrei per primo a quello di Pantano perché è il più lontano. Quindi una volta che l'andiamo a fare, torniamo in safe e siamo tranquilli. Allora, questo è il ponte d'acciaio blu. Noi dobbiamo visitare. Dobbiamo andare sotto. Con un chop sotto i punti d'acciaio viola, che è quello di Pantano. Rosso. Quello rosso dov'è che è? Non mi ricordo mica. Allora, andiamo a quello di Pantano. Quello di Pantano è qua. Voliamo sotto. È un po' problematico volare sotto. Infatti, l'hanno fatto apposta anche questo. Mettiamo la musica intanto. Me l'ero completamente scordato, scusate. Ultimamente non sto mettendo più la musica, non va bene sta cosa. Ma c'è uno! Oh Cristo! Ecco, questo potrebbe essere un leggerissimo problema. A meno che non sia un bot, allora per quello non c'è problema. Vabbè, nel caso mi spara lo trancio con l'elica, quindi. Ecco, ok, l'ho fatta. Perfetto, andiamo via, no, lasciamoli là i poveri buoni a nulla, che si mettono a fightare invece di fare le missioni, che poi sicuramente sarà un bot quello. Oppure no. Ok, e questa prima parte l'abbiamo completata. Ora, vogliamo sempre bassi comunque, raga, perché. Allora, ponte d'acciaio blu. E il ponte d'acciaio rosso non mi ricordo dov'è. Devo proprio essere sincero, non mi ricordo dov'è. Questo è? No, questo non è un ponte. A Brughiere mi ricordo c'è quello giallo. Viola, rossi. Allora, il rosso dov'è, raga? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo, raga. Non ne ho la più pallida idea. Tanto voliamo sotto a questo. Spero che almeno sia in safe. Perché sennò ci tocca andare fuori safe e metti che moriamo, non è il massimo.
Perché ok che si può fare in più partite, però è un po' palloso. Guarda che anche lui vuole fare la missione. Ok. Aspetta, ma mi dà 2 su 3, vero? Ok, no, perché se no mi tocca tornare a Pantano. Dov'è quello rosso? Non lo trovo. Allora, in teoria sono tutti e due vicini a a Parco, scusatemi. E quello blu infatti era vicino a Parco. Che sia questo quello rosso? Eccolo, sì, ok, è quello rosso. È perché, cioè, raga, dalla mappa non si capisce che colore è questo. Cioè, sembra marrone praticamente. Non sembra rosso, cioè. Tutto fuorché il rosso, perdonatemi, ma... Va bene. Andiamo anche sotto questo, abbiamo completato anche la seconda missione. E non quittiamo ancora perché voglio andare dopo in una zona. Ok, completata. Meno questa ci dà l'esperienza, l'altra ce la darà dopo. Siamo quasi a livello 134. Andiamo dal fruttivendolo, come volete chiamarlo, quella cagata lì. Così mangiamo una mela. Dopo andiamo a foresta così prendiamo il fungo e per concludere troviamo un falò e lo rinfocoliamo. Ci serve 30 di mazze, raga, 30 di legno, cioè. Se li fai un attimo. Ci dovrebbe anche essere un falò in questa zona qua, non mi ricordo mai come si chiama. Perdonatemi. Andiamo a scendere. Non sarà un problema trovare una mela. Ovviamente ci sarà qualche persona. Spero Nabba almeno perché se no muoio, non è proprio il massimo. Disponibilità di una sfida. Vedo anche un XP. Sempre comodo, prendiamolo così saliamo di livello. Io prendo qualche arma per sicurezza. È vero, devo prendere danno. Appunto mi sparano. Ma che cazzo? Ma mannaggia. Lo vedo anche. Io devo prendere danno. Orco can, non così tanto. Prendiamo tutte le mele che possiamo. Voglio morire. Comunque a quanto pare qua non c'è un falò. Mi sembra strana come cosa. Ma perché mi dà 2 su 3 su rinfocola un falò che non è vero? Ancora questa skin fake. Che noob. Ok. Livello 134. Eccolo là il falò. Dovevo andare a prendere l'XP, ma non mi ricordo più dov'è. Forse lo vedo anche. Vabbè, sti cazzi dell'XP, raga, sinceramente. Abbiamo giusti 30 di mazze. Attizziamo un falò. Ma regà. Ma non mi sembrava mica di aver preso un fungo a me. O sbaglio. Raga, non l'ho preso un fungo. Me l'ha data comunque. Va bene. Va bene, allora. Prendiamo qualche mela. Torniamo al nostro amato elicottero. E non saprei che fare. Dovrei trovare dei paracadute. Così rimbalzo anche su quello e completo parte di quella missione. Da notare che adesso che devo fare la sfida non li trovo più. In ogni partita li trovo almeno 2 volte. Rendiamoci conto. Adesso vedi che li trovo in sta cassa.
Non è vero. E a chi di voi, raga, ha la mia amicizia, gentilmente, quando escono le sfide non mi invitate. Vi avviso perché non accetto. Non accetto, e se spammate tanto rischio anche di bloccarvi perché mi date veramente fastidio quando spammate tanto. Solo per oggi, perché, cioè per il giovedì, perché devo fare le sfide, raga, perdonatemi però. Dammi paracadute! Ma perché? Tra l'altro devo cercare le casse nei luoghi storici. Sono già 3 su 10 senza manco sapere dove, se sto andando nei luoghi storici o no. Cazzo vuoi? Aguaio! Vuole passare sotto il ponte, mi sa, quello là. O forse no. Vedo gente là. Ma sapete che vi dico? Dove ci sono gli scagnozzi? Andiamo così almeno. Metti a segno colpi alla testa con pistole. Dimmi che ci sono degli scagnozzi. Non hanno ancora preso l'elicottero, quindi immagino di sì. Non ci sono gli scagnozzi. Non chiedetemi per quale motivo non ci sono gli scagnozzi. Non ha senso questa cosa. Perché non ci sono gli scagnozzi? Non ne ho la più pallida idea. So solo che devo giocare con una pistola. Porco demonio! Oh merda! E ora? Ma sono chiuso qua! Mamma mortacci tua! Ho preso un botto di danno. Oh! Ti sparo con la pistoletta! Sono armato! Ecco perché il tizio di prima mi sparava con la pistoletta. Me l'ero dimenticato. Non ho più mazzo. Perfetto. Sono morto. Vabbè, questo è il tattico. Fammi fare un colpo alla testa! Ti prego! Che stronzo che sei. Proprio un cattivo bambino. Va bene. Allora, abbiamo completato un totale di 4 sfide. No, 3 sfide. Parte del cerca di fortiere nei luoghi storici, quindi non male. Ma dobbiamo farlo 3 volte il colpisci e 5 punti dai voli. Vabbè, comunque la cagata. Quelle di Sky le facciamo nel prossimo video. Comunque per ora va bene così, dai.